Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale ZooPlayers. Siamo su Plague Inc. Evolve, un gioco strategico simulativo abbastanza realistico, quindi un titolo diverso rispetto a quelli che porto canonicamente sul canale, però mi ha incuriosito molto nel mio spulciare su Steam la descrizione di questo titolo. Allora, lo scopo è creare un patogeno barra batterio, infettare l'umanità e portarla allo sterminio, quindi siamo dal lato oscuro della forza. Altra cosa che mi ha parecchio incuriosito, ragazzi, e mi ha spinto ad acquistare il titolo, è che il CDC ha contattato gli sviluppatori del gioco e li ha invitati appunto a mostrare i loro schemi di batteri che ci sono all'interno del titolo, quindi del gioco. Se un centro di questo tipo qua arriva addirittura a contattare dei programmatori per mostrarle come funziona e come appunto si evolve un batterio nello scenario di gioco, secondo me è abbastanza realistico a livello di simulazione. Altra piccola cosa, ragazzi, l'ho acquistato su piattaforma PC, lo trovate anche però su PS4, quindi sul PlayStation Store, alla modica cifra di 14,99. L'ho acquistato su piattaforma PC perché in primis, ragazzi, era in offerta, era l'ultimo giorno d'offerta, l'ho pagato sui 5 euro, mi pare, qualcosa del genere. In secondo luogo, ragazzi, l'avrei acquistato comunque sia su PC perché i simulativi strategici, secondo me, vanno utilizzati su piattaforma PC e sono stati creati principalmente per PC. Comunque, ragazzi, io partirei con giocatore singolo, non ho visto niente, non conosco come il gioco, non sono andato a spulciare in rete per vedere come funziona il tutto. Non è un titolo nuovissimo, sicuramente molti di voi lo conoscono, è del 2016, però magari può saltare fuori qualcosa di interessante sia a livello di video che a livello di intrattenimento per quanto riguarda voi che seguite il canale, ragazzi. Allora, gioco principale di Plague Inc. Sia in grado di infettare il mondo, punto di domanda, vedremo, ragazzi. Scenari ufficiali, sperimentazioni con malattie della vita reale e mondi alterati, scenari personalizzati, prova gli scenari creati dai giocatori attraverso lo Steam Workshop, speedrun, competi con gli amici per vedere chi riesce a sterminare per primo l'umanità, quindi una sorta di risico, probabilmente uno contro uno, vince chi ha più unità di uccisioni dalla sua parte, probabilmente così. Io partirei, ragazzi, però col tutorial, anche perché gli strategici è molto importante capire come funziona l'interfaccia e vedere anche che possibilità si hanno appunto all'interno della tavola di gioco. Inizia una partita a livello facile che abbia alcune indicazioni su come giocare. Ok, partiamo. Allora, il virus, ragazzi, io lo chiamerei ZP con le iniziali del logo appunto del canale. Vediamo un attimino se riusciamo a sterminare. Vabbè, a parte che questo è il tutorial, quindi preparati a infettare il mondo. In questo tutorial impareremo i fondamenti di Plague Inc. e infetteremo il mondo insieme. Vedilo come una scuola di infettività. Ok, ragazzi, io parto così, ripeto, perché non conosco il titolo e magari insieme ci studiamo come funziona il tutto. Prima devi scegliere dove inizierà la tua malattia. Inizia in Cina, clicca per selezionarla. Ok, perfetto. Ora fai scoppiare la bolla per infettare il paziente zero e avviare il gioco. Vai. La tua epidemia è stata scatenata, qui sotto puoi vedere quante persone sono state infettate dalla tua malattia. Per ora il paziente è zero, quindi infetti una. Ah, ci abbiamo anche i morti. Malattia 15, questo non so cosa sia, mondo 0%, va bene, ok. Vediamo. La possiamo anche ingrandire. Quando contagi un nuovo paese appaiono bolle rosse, falle scoppiare per ottenere punti DNA. Queste qua, ok. I punti DNA sono molto importanti, puoi spenderli per evolvere la tua malattia e renderla più forte. Ok, guadagnerai più DNA via via che infetti e uccidi gente in tutto il mondo. Ok, perfetto, vediamo un attimino. ZP inizia in Cina. Qua ci abbiamo anche le news, raga. Per ora abbiamo infettato 3 disgraziati. Ottieni DNA anche facendo esplodere delle bolle arancioni. Fai scoppiare la bolla ora. Ok. Bene, guarda quanti punti DNA hai qui. Ok, questi qua sono probabilmente per potenziarci il nostro schermo della malattia e il nostro patogeno. Abbiamo probabilmente la velocità del tempo. Facciamo esplodere un'altra. Puoi cambiare la velocità di gioco, infatti, ecco, tramite questa tavola qua. Va bene.
percentuale. Possiamo anche accelerarla, no, non ce lo fa fare. Click fast, va bene. Così aumentiamo ancora di più. No, la bolla. È ora di far evolvere la tua epidemia per renderla più forte e diffonderla. Cazzarola. Ok, abbiamo fatto esplodere. Ah, va in pausa in automatico. Bisogna cliccare qui per aprire il menu. Va bene. Allora, questo è il menu della malattia. Qui puoi far evolvere nuovi tratti della tua malattia per renderla più forte. Ok. Abbiamo la panoramica. Trasmissione. La tua epidemia deve diffondersi più in fretta. Andiamo alla scuola delle trasmissioni, ragazzi. Far evolvere la tua malattia costa punti DNA. Vabbè, ovviamente. Ah, questi sono i veicoli con la quale riusciamo ad infettare la popolazione. I piccioni, ragazzi. Ratti. Bestiame. Tramite via aerea. Acqua. Questo cos'è? Ah, tramite il sangue. Ok. E tramite i classici insetti. Va benissimo. Per far evolvere la tua malattia costa punti DNA. Va bene. E comincia con le trasmissioni. Trasmissione bestiame. Tocca la pecora. Pecora Dolly, ragazzi. Costa 7 DNA. Clicca qui per evolvere. Puoi anche fare doppio clic sulla. Su maledizione del bestiame. Ah, ok. Vabbè. Schiacciamo qua. Ottimo, la tua infettività è aumentata. Questo dovrebbe aiutare la tua epidemia a contagiare più persone. Ok. Ma ok. Quindi possiamo. Vabbè, quelli ci ha scritto che quando abbiamo finito possiamo sia schiacciare su qua, sulla X per tornare. Però qua abbiamo anche i sintomi, che probabilmente ci verranno spiegati dopo, e le varie abilità della nostro batterio. Va bene. Vediamo un attimo. Intanto qua abbiamo accelerato a bestia. Puoi anche zoomare per una visualizzazione ravvicinata dell'azione. Scorrere verso l'alto o trascinare il cursore e ingrandire. Ok. Sì, vabbè, posso anche utilizzare comunque sia il mouse. Mi viene più comodo. Navigare. Vediamo un attimino se si sblocca. Destra e sinistra. Ok. Andiamo a fare per forza quell'azione lì. Vabbè, rallentiamo un peletto però. Ok, qua abbiamo le notizie recenti. Clicca qua con R. Modalità. Allora, assicurati di tenere d'occhio le notizie, così saprai cosa succede nel mondo e potrai reagire di conseguenza. Ok, questo è per richiudere la tendina delle notizie. Terrorismo in calo in tutto il mondo. Nuovi programmi di aiuto per i paesi poveri. ZP inizia in Cina, quindi nessuna novità da quando ZP ha infettato il paziente zero in Cina. Ok. Ma io vorrevo vedere. Ok. Altra bolla. Sono altri punti da spendere. Dobbiamo riaumentare un peletto, ragazzi. Ok. Perfetto. La tua malattia ha infettato un altro paese. ZP sta davvero cominciando a diffondersi. Ok. Fai scoppiare la bolla rossa per ottenere punti DNA. Guardiamo un po' più vicino il paese che la tua malattia ha appena infettato. Clicca qui per selezionare quel paese. Clicca qui dove? Un attimo, qui probabilmente. Ah, ok, perfetto. La schermata paese mostra come i paesi stanno reagendo alla tua malattia. Ok. Allora, questo indica se i confini sono aperti o chiusi. Se un paese ha chiuso i confini, la malattia avrà difficoltà a diffondersi, ovviamente. Qui ci sono le azioni che il governo sta intraprendendo per impedire alla malattia di diffondersi. E qui puoi vedere quanto denaro il paese sta spendendo per cercare una cura per la tua malattia. Ok.
qui possiamo imparare di più sul tuo paese. Va bene. Quando hai finito di esplorare il pannello nazione, clicca X per ritornare alla mappa. Allora, guardando un attimino da quello che ho capito, qua siamo le statistiche, salute, 3 infetti, 0 morti. Siamo nella Corea. In Giappone, 0 infetti. La Cina, abbiamo già infettato 16.019 cristiani, ragazzi. Ok. Beh, non male, non male. Il governo distribuisce sapone. Ah, ok, per contrastare la malattia. Stessa cosa. Ricerca medica, per ora non stanno contrastando niente. Le schermata del mondo. Cosa succede qua? Allora, il menu mondo mostra come sta andando la tua malattia a livello globale e segue l'andamento di eventuali ricerche sulla cura. Ok. Qui puoi vedere quante persone sono sane, infette o morte in tutto il mondo. Quindi un quadro generale della situazione. Usa queste impostazioni per filtrare le categorie di paesi sulla minimappa. Ad esempio, si può vedere tutte le nazioni calde o ricche che non hai ancora infettato. Ok. Qui vedi se le nazioni elencate sono in salute, infette o morte. Passa sul nome di ogni nazione per più dettagli. Ok. Però non mi cambia un granché di dettagli. Ah, ok, mi ha dato un attimino, ragazzi, qua. Se la cura raggiunge il 100%, la tua malattia sarà debellata e perderai la partita. Ah, ok. Va bene. Vabbè, quando abbiamo finito di esplorare, possiamo skippare tranquillamente. Va bene. Nessuna ricerca, momentaneamente. Vabbè, torniamo un attimino alla mappa. Abbiamo esaminato le basi di Plague Inc. e ora la tua malattia è pronta a diventare globale. Per vincere devi infettare e sterminare tutto il mondo senza che venga trovata una cura. Buona fortuna. E qua, ragazzi, si parte praticamente con il ZP. Ha compiuto una mutazione, ha sviluppato il sintomo eczema senza usare punti di DNA. Quindi si può anche sviluppare per conto proprio la malattia. Naturalmente è molto più lenta questa cosa qua. Vaccalada. Viene un attimino a rallentare, ragazzi. Andiamo un attimino. Andiamo a vedere un attimo, ragazzi, se possiamo aumentare qualcosina. Questo è quello che si è sviluppato per conto proprio, eczema. Però, visto che noi l'abbiamo trasmessa via pecore, quindi bestiame e via discorrendo, direi di iniziarla a trasmettere anche col piccioni via aerea, ragazzi. Però anche questa è via aerea. Vabbè, con questa qua facciamo praticamente tramite sempre bestiame, però molto più, con molta più mobilità. 13 punti DNA, vacca alada, costi parecchio. Vabbè, evolviamola. Allora, abbiamo una panoramica del virus. Complessità genetica semplice, DNA usato 23. Vabbè, questo è il tutorial, tipo di epidemia. Tutorial. Posizione iniziale Cina. Bestiame, eczema, uccello, trasmissioni. Andrei anche sui sintomi. Abilità, vediamo un attimo. Non ha spiegato tanto. Spendi punti DNA per evolvere nuove abilità aiutando la tua epidemia. Allora, è resistente al freddo, al calore, ai farmaci. Evolvi resilienza batterica. Tipo? Crea un guscio batterico come protezione contro tutti i climi. 6 punti DNA, perché no? Ora ci abbiamo 35 punti, sintomi. Un sintomo lo dobbiamo dare, ragazzi. Insonnia. Mandiamo di matto la gente. Anemia. Cisti, vacca ladra. Tosse. Nausea. Però qua ci andrei un pochettino piano, perché i sintomi, ragazzi, sono appunto il primo segnale in cui si può riuscire ad individuare il virus, quindi. Vabbè. Andiamo sul generico, sull'insonnia. Evolviamo l'insonnia. Ok. Come abilità l'abbiamo resa abbastanza
forte a quasi tutti i climi. Torniamo un attimo qua. Abbiamo infettati, stiamo andando alla grande. Tanto si sente qualcuno tossire. Uno, due. Puppiamoci un po' di punti. Ok. Allora, volevo vedere una cosa, ragazzi. Un attimo, tabella. Di qua. Ok. Ti spiego un po' il tutto. Allora, momentaneamente nessuna ricerca, anche perché, ripeto, ragazzi, essendo un tutorial c'è poco, poca difficoltà. Quindi spendiamo, spendiamo. Pigliamo un po' di punti DNA. Aumentiamo la velocità. Cazzo, si sta diffondendo in maniera pesante. Rallentiamo. Vediamo di evolvere un altro po' il virus. Trasmissioni. Cazzo, devo infettare con l'acqua. Costa 11 punti e non sarebbe malaccio, eh. Intanto qua inizia a prendere quasi forme diverse. 18 punti con per aumentare anche il discorso dell'infettività con l'acqua. Però le zanzare non sarebbe male, perché è impossibile sterminare le zanzare completamente. 24 punti, siamo sotto, non riusciamo a evolvere ancora maggiormente, più che altro, il nostro batterio. Sintomi, 5 punti. Irrazionalità e malattia mentale. La sfiducia delle vittime nei confronti altrui li porta a non cercare cure e non cooperare con gli altri. Evolviti, virus. Cazzo, sta crescendo. Questo? L'infiammazione inibisce i processi corporei. Il gonfiore può ostruire le vie respiratorie con effetti fatali. Ci stiamo avvicinando, ragazzi, a poter sterminare, più che altro uccidere qualcuno. Niente, ritorniamo un attimo alla tabella per farci qualche altro punto di DNA. Ok. ZP ha compiuto una mutazione, ha sviluppato il sintomo tosse senza usare punti DNA. Ok. Ma caladra. Durante un normale controllo, un medico di Corea ha scoperto una malattia di nome ZP. Sembra innocua, ma verrà studiata. Altri paesi hanno riportato casi di questa malattia. Ok, cazzarola, ci hanno individuato, ragazzi. Cina è il primo paese a istruire i medici a iniziare una cura per ZP senza ulteriori fondi. Ci vorrà molto tempo. Ok, vediamo un attimino. Ora si può, secondo me, andare sulla tabella dei vari paesi che abbiamo infettato. Cina. Ok. Cura, età. Stanno iniziando ad investire. Siamo al 18% della popolazione mondiale infettata. Quindi questi qua sono tutti infettati. Questi sono quelli sani. Giusto? Sì. Questi sono quelli in salute. Non abbiamo ancora sterminato nessun tipo di popolazione. Momentaneamente, raga. Però un attimo. Ok. Ecco, ci sono anche le barchette rosse e gli aerei rossi, che sono quelli, sono sempre comunque veicoli di trasporto, appunto, della malattia. Oh, cazzo, bisogna afferrarli al volo. Un attimino, voglio vedere qua. Anche la Corea ha dato il via alla ricerca della, per una cura. Asia, cazzo, cazzo, via, nostro. Iniziano a cercare una cura per il nostro batterio, contro il nostro batterio. Non so perché qua infetti si è bloccato il tutto. Intanto inizio a pigliare e aumentiamo la resistenza del nostro virus. Allora, ok, resistenza ai farmaci. Visto che stanno cercando una cura, direi di buttarci qua.
L'agente patogeno diventa più difficile da analizzare in laboratorio, diminuisce la velocità delle future ricerche. Questo è buono, possiamo rallentarli. L'agente patogeno sviluppa una resistenza agli antibiotici di classe 3-4, aumenta l'efficacia nei paesi ricchi. Ok, momentaneamente siamo ancora in paesi non propriamente enormemente sviluppati. Da quello che ho potuto vedere, principalmente il focolaio l'abbiamo fatto partire in Cina, poi c'è stata la Corea, vi discorrendo, ma anche se ho visto che Gran Bretagna e altri paesi sono stati infettati. Comunque noi evolviamo in questo caso qua, per questa strada qui. È più difficile da analizzare. L'agente patogeno, in questo caso l'agente patogeno non si riproduce in laboratorio, diminuisce la velocità delle ricerche. Filamenti di DNA patogeno riassemblati, serve più lavoro per sviluppare una cura. Invece ora mi butterei appunto da questo lato qua, paesi più sviluppati. Abbiamo 52 punti, vediamo le trasmissioni, ragazzi. Ma allora, tramite acqua 19 punti, sopravvive in acqua trattate chimicamente, in acque trattate chimicamente, aumenta l'infettività specialmente in ambienti umidi e la trasmissione via nave. Evolviamo. Ah, possiamo anche regredirlo. Tramite zanzare, ratti schifosi, ma perché no? Ma anche i ratti. Via. Perfetto. I roditori sono direttamente suscettibili all'infezione. Aumenta l'infettività specialmente in regioni urbane e mutazioni. Va bene. Sintomi, mi sa che possiamo fare ben poco ora, ragazzi. Allora. Può portare all'ipossia degli organi. 4 punti. Vai. Ipossia sia. Allora, il sistema immunitario produce inibitori che distruggono il fattore 8, evitando la coagulazione del sangue, infettività aumentata. 6 punti, ne abbiamo 14, via. Ok, torniamo di nuovo alla nostra mappa globale. Ok. Istituisce, la Cina istituisce i primi centri di primo soccorso. Ho letto un po' a merda, ok. Facciamo esplodere le bolle, queste servono per iniziare a infettare le varie regioni. È arrivata anche in Nord America, va caladra. ZP ha compiuto una mutazione, ha sviluppato il sintomo polmonite senza usare punti DNA. Che succede? Cina dà la priorità alla ricerca della cura. Facciamo esplodere ovunque la nostra epidemia, stiamo sterminando. A causa di sintomi e anemia la gente si aggira stanca morta. Produttività impicchiata tra gli scienziati che lavorano alla cura per ZP. Voglio vedere questo, allora controllo. Il governo distribuisce il sapore. Beh, ma qua siamo fermi perché Nuova Zelanda, siamo fermi perché, ragazzi, a livello facile, infettività, pericolosità, malattia. Qua abbiamo anche le statistiche. Ok, è da studiare per benino, mi ci devo mettere. Brasile, veramente poco. Va bene. Qua abbiamo messo l'Argentina come punto di riferimento, però vabbè. Cina chiude i porti. Cina è il primo paese a provare. No, devo prendere tutte queste cose qua. Perché non va in pausa? Puttana di quella Eva. Ok, Cina è il primo paese a provare a limitare la diffusione dell'epidemia di ZP, limitando l'accesso e l'uscita dal paese. Sicuramente a livello più estremo, se ci sarebbero arrivati naturalmente prima. Cazzo, qua abbiamo infettato praticamente, da quello che può sembrare, ragazzi, mezzo mondo, quindi. Ok, ripartiamo, aumentando leggermente la velocità, vediamo che succede. Vai. ZP fa il suo ingresso nella lista dell'allerta WHO, non sia, vabbè, non so cosa sia, comunque già pericoloso. I governi sostengono che potrebbe diventare inarrestabile, ragazzi, siamo inarrestabili. 137 punti per sviluppare il nostro. USA guida la cura globale. USA, il governo ha inviato squadre di ricerca nei paesi infetti sperando di trovare una cura per ZP. Fai scoppiare le bolle blu per annientare la ricerca. Ok.
ZP ha compiuto una mutazione, ha sviluppato il sintomo sudore senza usare punti DNA. Dobbiamo annientare, ragazzi, i tentativi di studio da parte del USA. Possiamo sviluppare un altro po' il nostro virus. Allora, questo qua, cazzo, emorragia interna. Le membrane arteriose si fratturano causando emorragia interna e morte rapida. E ora vediamo un attimino se riusciamo a sterminare, iniziare a farci un po' di vittime dalla nostra parte. La grave perdita di volume sanguigno crea deprivazione di ossigeno, perdita di coscienza e morte. Ci siamo un po' più indirizzati sull'anemia, quindi a livello di sviluppo mortale della malattia, però la rottura dell'epidermide provoca grandi lacerazioni che aumentano sensibilmente l'infettività. Allora, evolviamo, 28 punti sono una marea, però cazzo. Polmonare. Le lacerazioni dei polmoni causano fiato corto e tosse terribile, può essere fatale se è abbinata a intensa attività fisica. Ok. Lo stomaco irritato causa fastidio, leggera probabilità di contagio tramite bacio. Ma perché no? Via. Ora abbiamo una marea di punti DNA da spendere, sono quasi più che sicuro, e certo ragazzi, che mettendo anche a difficoltà normale non si riesca ad avere tutti questi punti DNA qua per riuscire a sviluppare in maniera così rapida il virus. A livello 2, 11 punti, guscio batterico rinforzato che aumenta ulteriormente la sopravvivenza del batterio in tutti i climi. Di qua l'agente patogeno sviluppa una resistenza, 3-4, aumenta l'efficacia nei paesi ricchi. Questa cos'era? Velocità delle ricerche future. Diminuisce la velocità delle ricerche. Io svilupperei questo. Ah, qua dobbiamo... siamo arrivati al massimo? Serve più lavoro per sviluppare una cura. Mettiamoli in difficoltà. E aumentiamo la sua resistenza. Anzi, trasmissioni, un attimo ragazzi, perché abbiamo lasciato un po' indietro questo. È molto importante. Tramite sangue, no. Facciamo tramite veicolo aereo. L'agente patogeno supera filtri aria-acqua grazie al guscio cellulare, aumenta infettività in climi umidi e aridi, trasporti via mare barra aria. Vai. Ok, 17 punti, cosa possiamo fare? Arrivati a questi punti, sì, facciamo così, azzeriamo il tutto, portiamo con DNA 0. Ok. Abbiamo infettato cazzo un casino di gente. Prima morte in Pakistan, ragazzi. Abbiamo raggiunto il primo decesso per ZP confermato in Pakistan. Sfortuna o l'inizio di qualcosa di terribile? È l'inizio di qualcosa di terribile. Ma no, cazzo, devo bloccare le ricerche. Ok. I ricercatori di tutto il mondo sono totalmente concentrati sullo sviluppo di una cura per ZP. Cazzo, uno scenario del genere, ragazzi, immaginatevi, è peggio che un... anzi, peggio, è tipo un apocalisse zombie, perché... ZP ha compiuto una mutazione e ha sviluppato il sintomo lesioni della pelle senza usare punti DNA. Ok. La vita quotidiana in Canada sta iniziando a diventare difficile a causa di ZP. Le ricerche della cura inizia a rallentare. La ricerca della cura. L'Argentina ha chiuso tutti i porti. Vai così. Groenlandia chiude. Egitto istituisce i centri di primo soccorso. Kazakistan chiude tutti gli edifici pubblici. ZP in qualche modo è riuscito a contagiare la popolazione in Algeria. Aia, guardate quanto stanno salendo i morti, ragazzi. Abbiamo fatto veramente una strage. Va calato, via. Ci credo, cazzarola, che hanno contattato i programmatori, gli sviluppatori del gioco, il CDC. Ok, cosa possiamo fare? 81 punti, andiamo un pelletto avanti così. ZP ha compiuto una mutazione, ha sviluppato il sintomo infiammazione senza usare punti DNA. Vedete, comunque, essendo un tutorial, avanza veramente in maniera devastante rapida, ma è giusto così, abbiamo capito come funziona più o meno. Al mondo non ci sono più persone sane, l'ultima persona sana del pianeta di recente ha contratto ZP. Bam.
Ragazzi, Centro America è il primo paese a cadere nell'anarchia per ZP, impossibile ricercare una cura. Ora, sono curioso di andare a vedere questo un attimino, ragazzi. Aspettate, 2 secondi, non so se procede, però metto in pausa. Allora, nel totale abbiamo sterminato il 57% della popolazione mondiale. Il 43% è infetto, quindi secondo me ormai il genere umano, ragazzi, sta per cessare di esistere. Allora, qua cos'era più? Ah, ok, la nostra malattia. Cura età 26/4/2020, 257 giorni al completamento, non ce la faranno mai. Stato ricerca, potenziali, va bene. Ok. Poi devo studiarmi bene queste statistiche qua. Vabbè, tanto per buttarci qualcosa in più, per essere un po' più strozzi. Questo cos'è? L'agente patogeno distrugge i neuroni di movimento per causare paralisi, molto più difficile da curare e potenzialmente letale. Secondo me con questo diamo il colpo di grazia, ragazzi, perché sono tutti infetti e via. Gli effetti neuropatici sul tronco encefalico causano perdita di conoscenza e talvolta morte. Decisamente più difficile da curare. Evolvi. Vediamo. Si riparte. No, non ci riuscite. Sudan, vedete qua lo scenario proprio di desolazione. Emofilia e lesioni della pelle fanno sì che il sangue fuoriesca dalla pelle degli infetti, rendendo ZP molto più pericoloso. Ok. Ormai. Via. Siamo agli sgoccioli, ragazzi. Sudan è stato completamente distrutto, manca ben poco. Aumentiamo un po' la velocità. Ok, andate in pausa. Gli scienziati faticano a comprendere gli schemi di mutazione di ZP. Il WHO, adesso non so la pronuncia, ma andrò a vedere un attimino com'è, sostiene che questo passo indietro danneggerà i tentativi di trovare una cura. Ok. Un attimo. Sbagliato. Io volevo metterne a livello globale. Nel totale. Vabbè. Vabbè. Via. Ormai bene o male, ragazzi. Accelerata a bestia, ma 47%. L'umanità si avvicina all'estinzione. Ok. Via. Il governo è caduto. Italia, il governo è caduto, ragazzi, ma questo già da parecchio tempo, quindi non è che è una novità. ZP ha compiuto una mutazione, ha sviluppato il sintomo febbre senza usare punti DNA, sta andando avanti per conto suo, ragazzi. ZP ha distrutto il mondo nonostante il mondo abbia opposto strenua resistenza. Gli ultimi umani superstiti sono spettatori della fine della storia, ragazzi. Avanzamento della cura erano al 46%, quindi abbiamo sterminato tutti. Allora, in Medio Oriente è crollato il governo. Vittoria, ragazzi. ZP ha eliminato con successo ogni forma di vita sulla Terra. Ok. Evviva, la tua malattia ha eliminato ogni forma di vita sulla Terra. Leggo lì a destra, 762 giorni. Va bene. Si è pronto per affrontare il gioco principale. Prova il livello di difficoltà normale. Se avete bisogno di aiuto, check out il come giocare, sezione per le punte più avanzate. Tanto qua sullo sfondo, ragazzi, vediamo l'evoluzione del contagio della nostra malattia. Devo dire niente male, ragazzi, anche il tutorial è abbastanza interessante, ma ho preso addirittura il tutorial, quindi provare a giocare a livelli un po' più estremi non sarà semplice riuscire a portare a termine lo scopo del gioco, appunto. Qua cos'è? Nuovo gene scoperto, il seguente nuovo tipo di gene è stato scoperto e sbloccato, darwinista, in giocatore singolo. Ok, quindi teoricamente
dovremmo poter utilizzare quello che abbiamo creato sul tutorial. Ripeto ragazzi, mi sembra abbastanza interessante come titolo, ditemi anche la vostra se vi può garbare qualcosa del genere. Io sicuramente porterò un altro video, ma a livello un po' più estremo, voglio vedere se riusciamo a portare a termine appunto lo scopo del gioco. Mi raccomando ragazzi, lavatevi le mani prima di andare a mangiare, come al solito. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like e condividetelo. Noi ci becchiamo al prossimo video, ciao!